Ragazzi, questa sera siamo tornati con The Division, l'ultima missione per sbloccare il dipartimento tecnologico, quindi completare tutti e tre i dipartimenti, quindi dare via a tutti e tre i Individuazione rami relea ausiliario. Bersaglio della acquisito, piano trama. sotterraneo 3. Quindi stiamo per entrare qui all'interno di questo luogo che è della metropolitana, quindi è stato come fossa comune durante lo scoppio dell'epidemia. Andiamo di prendere qua i purificatori che sono. Abbiamo fatto conoscenza nello sblocco di ogni, come si dice, di ogni dipartimento. Abbiamo conosciuto prima i saccheggiatori, poi i criminali evasi dal carcere ed infine adesso dei purificatori. Invece questo, secondo me, sono quelli un pochettino più difficili perché sono armati di una mitragliatrice, di un lanciafiamme. Secondo me sono quelli che danno un pochettino più fastidio rispetto agli altri nemici. Sono sempre dei mercenari che hanno tipo la fissazione di bruciare tutto in modo tale da far estinguere subito la. Oddio, che ho fatto annunciata. Da estinguere subito la malattia, bruciando anche chi non l'ha contratta, anche chi è sano. Quindi dobbiamo uccidere pure loro. Ho cambiato fucile d'assalto, ho preso una AK. Non è stabilissimo, però è un po' più forte. Proviamo con la mitragliatrice pesante adesso. Perfetto, adesso scoppia. Boom. Perfetto, ragazzi. Continuiamo ad andare avanti. Okay, la trama più o meno l'abbiamo incominciato ad intuire. Quindi ci saranno tre dipartimenti, ognuno avrà le sue missioni. E poi credo che poi convergeranno in un Attenzione, unico nemici in punto. arrivo verso la tua posizione. Attenzione, questi con lo scudo mi stanno poco simpatici. Oh, è scoppiato, perfetto. Ce n'era uno solo? Strano. Ok, vediamo un po' se qua c'è qualcuno già che possiamo fare fuori. Allora, scommettiamo appena arrivo da sottospawn, sicuro. Continuiamo a girare. Pare che Roz sia un po' un'incognita. Ha le abilità che ci servono, ma è un po' bizzarro. Che è un eufemismo per dire che è un idiota paranoico. Ok, quindi stiamo cercando qualcuno, non è proprio sano di mente, però siamo abituati ai videogiochi e avere queste figure un po' così. Perfetto. Questa mitragliatrice è troppo forte. Dai, cazzo, non ti scoprire. Perfetto. Abbiamo sprecato una stabilità medica. Beh, però ancora devo prendere ma la mano con questa abilità. Spremo dei piedi. Andiamo. Abbiamo pochissima vita. Dai. Comunque, ragazzi, la trama mi sta piacendo. Cioè, comunque, un po' lottare in questo mondo distrutto. Lo trovo un po' interessante rispetto alle solite trame dei videogiochi. Almeno non ci sono moltissimi videogiochi di questo, che hanno questo tipo di trama. A meno che a cui abbia giocato. Quindi speriamo. Credo che poi comunque ad ogni missione. Ho notato pure le missioni secondarie ci danno dei potenziamenti per i vari dipartimenti, quindi credo che dovremmo potenziare al ma oddio. Dovremmo potenziare al massimo ogni dipartimento perché sennò non riusciremo a sfruttare tutte le abilità di un personaggio. Perché, come potete vedere negli episodi precedenti, mi sembra che vi ho fatto vedere ogni volta che sblocchiamo una parte dei dipartimenti ci danno delle abilità speciali in più. Per esempio, ho sbloccato l'ultimo, il dipartimento, quello lì della difesa, lo chiamo così perché non mi ricordo mai il nome, giusto? È l'unità K9, per esempio. Io l'ho l'unità cinofila, quindi lo trovo molto Abbiamo dati che utile. indicano la presenza di più squadre di purificatori. Vogliono bruciare l'infezione e chiunque cerchi di fermarli. Fa attenzione. Ok, quindi
E ho notato che, per esempio, facendo tutte le missioni secondarie di una determinata zona, ci mostrano sulla mappa pure i raccoglibili, cioè tutto. L'ho trovato una cosa molto utile, credo che poi anche altri dipartimenti, altre zone sbloccabili dei dipartimenti avranno le loro cose da offrirci, quindi. E dai, prendi quella bombola di merda. No, che rinculo ha sto fucile, signore. Perfetto. Ed è fatto caso che quando spariamo la canna si illumina di rosso. È veramente una cosa fighissima. Sono contaminata, filtro richiesto 1. Ok, non dovremmo avere problemi. Quella sotto alla zona. Qua ci sono i cadaveri che stanno bruciando. Mi ha detto che i purificatori prendono questo nome perché vogliono per l'appunto bruciare via l'infezione. Quindi dobbiamo scoprire di più. Questo Quindi progetto io doveva appena ampliare la rete finiremo. della metropolitana. Non sono riusciti a finirlo prima dell'influenza del dollaro. Del resto, i lavori a New York sono sempre in ritardo. Attenzione, ingresso in un'area contaminata. Ok, la prendiamo, non si sa mai, saccheggiamolo. Ok, quindi ragazzi, quindi abbiamo detto che appena finirò le missioni queste qua legate Stai uscendo ai dall'area vari contaminata. dipartimenti, inizierò subito con le missioni riguardo alla ricerca del virus, Attivare il relè. perché mi intrigano un po'. Stiamo andando adesso all'interno dell'obitorio. Oh, abbiamo già sbagliato strada. Però secondo me qua da qualche parte ci dobbiamo tornare, tanto perché guardate, la zona è troppo ben costruita. Sicuramente ci sarà qualche scontro qui da fare. Attiviamo il primo relè, perché mi ricordo che ho fatto questa missione pure sull'open beta e ci sono vari. Confermata. Rete elettrica locale attivata. A chiunque abbia acceso la luce, o sei della JTF o hai sbagliato strada. In ogni caso, grazie. Sono Feilau, mi inserisco. Stiamo mandando un aiuto, Rhodes. A chiunque sia qui, andate alla stanza del relè secondario e quando vedete i cadaveri, mettetevi subito le maschere, altrimenti siete morti. Wow, guardate quanti cadaveri. In questo momento dovremmo avere la maschera e infatti ce l'abbiamo. Oh, proprio un macello. Vabbè, scendiamo. Beh, non credo che ci sia qualcosa di interessante. Andiamo avanti. Giochiamocela. Elimini il purificatore. Vediamo se possiamo prendere qualcuno là alla scoperta. Perfetto. Quello sta per esplodere. Boom. Ok, quindi dobbiamo attivare il re secondario. Via, 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 via. Speriamo che non ci sia troppa gente. Sulla beta era un po' più difficile questa missione. Infatti me la ricordavo che non era proprio semplicissima. Però l'ho giocata in coppa con i miei amici. Eravamo 4, quindi credo che il livello di difficoltà aumentasse. Qua cosa c'è? Dobbiamo fare il giro. Facciamo il giro. Ok, infatti avevo sbagliato strada. Servono più mani di quelle che ho. Siete in grado di seguire le istruzioni? Perché mi servirà il vostro aiuto. Possiamo fornire tutto l'aiuto che ti serve. Bene, perché ho bisogno che scambiate qualche relè. Ok ragazzi, quindi dobbiamo andare a cercare altre bobine, quindi altri Attenzione, stai entrando in un'area contaminata. relè. Wow, guardate quante. Questi probabilmente sono i militari, quindi infatti c'è la bandiera americana. Abbandono dell'area contaminata. Ok, vediamo un po' dove siamo arrivati. Troppo silenzio, signori. Ah, ecco, già c'è qualcuno lì. Oddio, via, scappa, scappa. È esploso il nostro amico, non me lo si vede più. Ok, via, 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 via. Ripariamoci qua, ripariamoci qua.
faccio un purificatore. Oddio, perfetto. Cosa c'è droppato? No, abbiamo Zenobrier. Ok, cosa dobbiamo prendere? Ricollega il quadro elettrico. Quindi scendiamo giù. Trasporto oggetti, lo andiamo a mettere qua. Piazza componenti. Olè. Attenzione, nemici in arrivo verso la tua posizione. Proviamo con mitraglione pesante. Oddio, questi qua con lo scudo sono veramente difficili, signore. Un altro è andato, ciao bro. L'abbiamo pure elettrificato. Niente più perdite di corrente verso la Manhattan bassa. Con un altro paio di mosse simili. Attenzione. Siamo a posto. Meno male. È andato pure lui. Che è rimasto di divertente. Eccolo là. Troppo purificatore di merda. Olè. È andato pure lui. Ciao, saluto a casa. No, abbiamo preso una cacata di armi. Vabbè. Poi andiamo a rivendere. Niente di simpatico qui. Andiamo avanti. Rifornimento. Quindi, quegli spari eravate voi, giusto? Immaginavo. Credo che qualcuno vi abbia sentito. Ok. Attenzione, nemici in arrivo verso la tua posizione. Questa zona non mi piace, ragazzi. Questa zona non mi piace. Taglione pesante. Andiamo a cazzo duro. Esplodi, esplodi, esplodi. Cosa c'è droppato qui? Pantaloni cargo trendy. Dai, le prendiamo perché solo perché sono trendy, eh? Se no non le avrei presi. Qua sicuramente c'è gente, quindi puzza di script. E infatti. Ah, finalmente. Una soddisfazione, proprio su quella bombola. Boom. Mamma mia, sì, finisco le munizioni. Olè, ciao, saluto a casa. Boom. Ci stiamo lentamente avvicinando al livello 8. Credo che poi dal livello 8 comincerò ad andare io nella zona nera. E provare un po' questa. No, c'è ancora altra gente. Dove sono? No. Olè. Oddio. Sono saltato in aria. Perfetto. Via. Qua c'è altra gente, sicuro. Perfetto. Ciao. Altra gente. Mamma mia quanto smiro. Ok. Pure headshot. Via. Ok, noi avanziamo piano piano, lentamente. Dove sono questa centaglia? Perfetto.
Recuperiamo questi componenti un'altra volta. Speriamo che non ci sia nessuno perché veramente sto per perdere la pazienza. È la terza volta che ci riprovo. Trasporto. No, che sono Attenzione, morto 3 volte. nemici in arrivo verso la tua Basta! posizione. Mamma mia che pa... Ecco. Aspetta. 3, 2, 1. Olè. Simpatica quest'arma. Non l'ho ancora provata, che non uso molto le armi da fianco. Ok, finalmente. Olè. Attivare il relè. Ci siamo. Spero che tu ci veda al buio, perché mi servi nella stanza di controllo per chiudere la questione. Ragazzi, credo che siamo arrivati al Usciamo da questa boss. cazzo di cripta, meglio è. Ok, probabilmente lui è il Ehi, signore che ci un secondo. serve. Prova, prova. Cazzo, sei alto il volume. Ok, mi metto al lavoro nella stanza di controllo. Sono Ti nemici? avviso, sta per diventare tutto molto buio. Non posso ridare energia alla base senza riavviare, quindi si spegnerà tutto per un minuto. Oddio, 1 minuto al buio. Cazzo, hanno dei generatori di gran lusso. Sandy deve aver insegnato una lezione a quelli del budget, perché queste bellezze resistono a tutto. Sono un casino da riadattare, ma forse ci va di culo. Aspettiamo Rhodes. Chi l'avrebbe detto? Funziona. Credevo ci aveste pensato voi. No, oi, oi, oi. Eccoli là. Giochiamocela di gran tattica, signori. Dall'alto, così abbiamo un vantaggio che non possono usare le loro armi. Perfetto, ricarichiamo. Ah, ditemi che nell'ascensore c'è gente vostra. Mamma mia, non finisce mai. Non abbiamo nessun altro sul posto. Allora sono i purificatori e io sono fottuto. Ok, quello mi puzza di boss. Esatto. Via. Scappiamo. Mamma mia, ma c'ha un lanciafiamme che sembra un cecchino, stessa di portata. E dai, olè. Ok, quindi prendiamo l'ascensore. Non dico nulla perché l'ultima volta che abbiamo finito la missione è successo il finimondo, quindi io sto zitto. Aspettiamo di salire. Prendiamo l'altra arma perché qua abbiamo finito le munizioni.
Agente, sembra che la rete elettrica sia diventata più stabile. Grazie a te, siamo di nuovo in pista. Roz sta già tornando, quindi non serve scortarlo. Ci vediamo quando arrivi. Ok ragazzi, abbiamo raggiunto il livello 8. Ci vediamo direttamente alla nostra base postale. Che poi è enorme come ufficio postale. Vabbè, che è l'ufficio postale di New York, quindi ci sta. Siamo su, mi ricordo che era al piano superiore. Infatti, via. Dov'è? Parla con Paul Rhodes. Ragazzi, sembra un barbone. Non amo le smancerie, ma mi hai aiutato, quindi grazie. So che da me vuoi più che un ringraziamento per avermi salvato il culo. Un salto di qualità per questo posto. Standard governativo, eh? Vedo che il livello è ancora talmente basso che non crea problemi neanche ai bambini. Se vuoi la qualità, scegli il privato. L'ho imparato a Bassora. Già, la città non va avanti solo con le buone intenzioni. Corrente, acqua, tutto il necessario. Ci hanno già provato prima. Alcuni dei vostri sono scomparsi quando è scoppiato il casino. Ho delle teorie al riguardo. Quando sei fuori a riattivare la corrente, dai un'occhiata, vedi cosa scopri. Magari è stato il virus, o i bruti, oppure si è aperto un buco al centro della città e sono stati tutti risucchiati. E chi lo sa? È già successo. La città si è presa mia moglie. Sono vivo per miracolo. Si dice che un pessimista è un romantico disilluso. Beh, chiunque l'abbia detto è un coglione. Vai, vedi che riesci a scoprire. Ti dirò cosa collegare. Non farti mangiare anche tu da questa città. Ok ragazzi, quindi abbiamo sbloccato tutti e tre i dipartimenti, quindi finalmente possiamo iniziare a... Ok ragazzi, quindi abbiamo sbloccato tutti e tre i dipartimenti, possiamo iniziare quindi a goderci la trama nella sua interezza. Quindi spero che questo episodio vi sia piaciuto, lasciate un like, alla prossima!